Ma lì non era una riunione, guten tag, guten morgen, ragazzi, ragazze, il vostro Adler 19, 1985, Marco Lazio Club Monaco, dal cuore della Baviera, da una bellissima e soleggiata Monaco, e calda anche, ma io oggi dovrò restare a casa davanti al mio computer per fare cose dell'università, ma so che non me ne frega niente di quello che devo fare nella mia vita privata, quindi torniamo a parlare come sempre di Lazio. Iscrivetevi al canale, fatelo perché lo dicono quelli bravi, o meglio, lo sapete benissimo, ragazzi. Iscrivendovi al canale aiutate la mia crescita non solo su YouTube come Adler, ma anche l'espansione del nome Lazio Club München, che per me è molto importante perché chiunque si troverà a transitare per questa bellissima città potrà venire a vedere la partita in compagnia, o se il campionato è fermo, chissà che altro, può bersi una birra in compagnia di qualcuno che conosce un po' la città. Quindi, quante cose sono successe. Voglio partire da una cosa soft, le magliette. Belle, bella. La prima a me piace molto, e probabilmente è una di quelle magliette che è tra i candidati a essere comprate, ma voglio aspettare la terza. La seconda non mi ha convinto tantissimo, sembra figa, però voglio aspettare, voglio un pochino elaborarla, però al momento la prima è in poll e la terza, mi è stato detto che sarà una maglietta in stile Arsenal, proprio bianco celeste, quindi certo che la prospettiva sembra allettante, vedremo cosa ne uscirà fuori. Discussioni. Lo dito tale durante la presentazione delle magliette, con comunicato di smentita proprio ieri sera che doveva essere fatto. È giusto che sia stato fatto, oltretutto, perché bisogna tutelarsi sotto questo punto di vista. È un argomento di cui non voglio parlare, sinceramente, perché ci sarebbe tanto da dire e bisognerebbe fare un video apposta su quella che è l'associazione, la situazione societaria, il rapporto lo dito tale e l'apporto di Tare all'interno della Lazio, quindi è un discorso che si può affrontare in altre situazioni. Voglio parlare un pochino di quello che sta vivendo il tifoso laziale adesso, secondo me. Io sono riapprodato su Twitter, ragazzi, o meglio, ho sempre avuto un mio vecchio account. Oggi, da qualche giorno, ho fatto un account Adler ufficiale, sempre in funzione anche del Lazio Club, e qui, chi avesse Twitter e vuole seguirmi, fa molto piacere. E una cosa che mi piace di Twitter sono i cosiddetti space, in cui un utente Twitter apre questo space in cui si parla di qualsiasi cosa. Io ovviamente entro in quelli in cui si parlano di Lazio e vedo due situazioni nella testa del tifoso laziale. Mi piace, devo essere sincero, lo space mi piace molto perché è la voce della gente, è la voce del tifoso. Cioè, se sento una radio, cosa che non faccio da diverso tempo ormai, ma se ascolto una radio, ascolto giornalisti, ascolto opinionisti, ascolto persone che ne sanno molto più di me, almeno a livello tecnico, di quello che è a livello calcistico, magari sanno qualcosa pure all'interno della società, non lo so questo. Però mi piace sentire che cosa pensa la gente, mi piace sentire cosa pensa il tifoso di per sé, e quello che percepisco è questo: c'è da un lato il tifoso negativo, che era negativo già dall'inizio, che aveva professato calma e che in questo momento è arrabbiato, giustamente, per quello che sta succedendo nel mondo Lazio. C'è il tifoso che, e qui me vedo io un po' di più, che era speranzoso, c'è il tifoso che pensava che le cose, secondo il mio pensiero, in virtù di Sarri, avrebbero potuto prendere un'altra piega, e invece piano piano iniziano a veder scemare la speranza. Non siamo ancora rabbiosi e avvelenati, però iniziamo ad aver paura. E mi spiego. Partiamo dal mercato, ovviamente, partiamo da quelle che sono le situazioni del mercato, perché è quello poi il discorso principale. Vorremmo vedere la Lazio che si rafforza e al momento la Lazio non si è rafforzata. Di contro c'è da dire, sono stati fatti tre acquisti. Prima della partenza, poi di questi tre, uno solo è andato a Ronzo per il momento, ma gli altri arriveranno nei prossimi giorni, però c'è ansia, c'è preoccupazione perché io personalmente pensavo che per Auronzo almeno 3-4 giocatori utili sarebbero stati, ma non perché questi sorpresi sono inutili, perché per me Cancellieri è un ottimo prospetto, un giocatore di grande prospettiva e può diventare, sotto la guida di Sarri, un bel giocatore. Però alla Lazio servivano i giocatori dalla cintola in su. E l'unico giocatore utile dalla cintola in su, per ora comprato, è Ghila, arrivato ieri a Roma, sul quale non mi esprimo, e vi prego non cominciare a dire, ma prendo sta pippa. Raga, vediamoli giocare i giocatori. Io capisco che anche le esperienze passate possano forgiarci e dirci abbiamo preso Vavro per 12 milioni di euro. Posso essere un po' incazzato, come dice Marchese del Grillo. Io penso che Ghila venga da un'altra situazione, venga da un altro contesto. È vero, ha giocato solo nella Serie C spagnola, ma
Ritengo Real Madrid Castiglia una squadra più importante del Copenaghen, quindi oltretutto viene sponsorizzato, promosso da un certo Raúl González Blanco. Mi dà fiducia sta cosa, però è chiaro che non può essere lui il titolare. Anzi, lui nella gerarchia dovrebbe essere l'ultimo a giocare, cioè l'ultima sostituzione, il quarto se vogliamo avere quattro difensori. Quindi mi mancano ancora due difensori titolari. Tecnicamente c'è Acerbi, ma sappiamo tutti qual è la situazione, quale sia la situazione con Acerbi, quindi aspettiamo solo che se ne vada. E i portieri, la Lazio, la cintola ingiusta male, quindi io capisco la rabbia, il furore, la paura di chi dice stiamo a affrontare una stagione senza portieri e senza difensori. Sicuramente qualcosa verrà fatto, ma non volevo stare io qua che se prendi dei giocatori nuovi, soprattutto in un ruolo delicato come la difesa, è bene che si inizi da subito ad integrare questi giocatori nel sistema di gioco, e finora questi non sono arrivati. Che sia Casale e Romagnoli, che siano Van Dijk e Sergio Ramos, magari non sono arrivati. Io adesso non entro nelle dinamiche delle trattative della Lazio. Una cosa voglio dire: stamattina è uscito fuori il discorso che sembra che la Lazio non abbia ancora ingaggiato Romagnoli, non per un discorso di ingaggio, appunto, perché sembra che il ragazzo abbia accettato l'offerta della Lazio, ma per un discorso inerente alle commissioni del procuratore. E qui servirebbe un altro video ancora per parlare di questa cosa. Allora, io sono pienamente dalla parte della Lazio sotto questo punto di vista, ma non solo della Lazio, ma di tutte le squadre che si oppongono a dei procuratori strozzini che vogliono lucrare quanto più possibile su un contratto, quando la loro figura, io adesso sono sincero, non so cosa faccia di preciso un procuratore, quale sia, sicuramente fa un lavoro di contatto con la società, di mediazione attraverso il carceratore, io questo non metto in dubbio, qualcosa faranno, ma non fare strozzinaggio, non mi chiedete troppi soldi. E io concordo con la battaglia della Lazio e di qualsiasi squadra che dice io a te non te voglio ricoprire d'oro perché non te lo meriti. Sono pienamente d'accordo, è una figura, quella del procuratore, che dovrebbe diventare un po' più marginale. D'altro canto c'è una necessità, quindi possibile che questo discorso delle commissioni si stia protraendo così a lungo, si stia allungando così a lungo, si stia però, ecco appunto, stia prendendo questa piega, e il giocatore sta lì a aspettare come il carciofo di poter arrivare a Ronzo Legatore, andare a salire anche la squadra. A me mi pare assurda sta cosa. Cioè, da una parte comprensibile, dall'altra assurda. Possibile che non ci sia mai una verità nel mezzo per noi? Possibile che non ci sia mai un punto d'incontro in cui siamo tutti soddisfatti e se possa dire, ecco, bravo, abbiamo fatto, ti è, va a Ronzo Legatore, sbrigate pure. Questi i calzoncini, questa la maglietta, questa la borsa, vai. Scusate. Quindi, io capisco la rabbia di chi in questo momento si aspettava qualcosa di più e la preoccupazione di chi aveva più speranze e per il momento vede poco. E il mercato non è finito, ragazzi, manca quasi 2 mesi alla fine del mercato, però il campionato inizia tra poco più di un mese, e quello è il discorso, perché se il campionato fosse iniziato a settembre io personalmente mi sarei sentito più tranquillo, ma il campionato inizia tra poco, siamo al 6 di luglio e il campionato comincia il 14 di agosto, più o meno 40 giorni, e ti serve una squadra pronta, perché sarà una stagione piena come tutte quelle che abbiamo affrontato negli ultimi anni. Quindi da una parte so preoccupato, dall'altra la febbre di speranza ancora c'è che qualcosa si muova nelle prossime ore, soprattutto anche nel reparto portieri, come stavamo appunto dicendo, perché ragazzi, il problema servirebbe pure un vice immobile. Infatti l'altro giorno quando si diceva Mertens stavo già Madonna te prego, invece ovviamente poi è andata in cavalleria, servirebbe un esterno di sinistro, ma quelle sono cose che puoi coprire nel corso del mercato anche più in là, ma c'è bisogno dei portieri e difensori. L'altra sera in uno di questi space sentivo il grande Giovanni Eagle da New York che diceva noi andiamo a Ronzo Legatore, insieme i portieri per fare i tiri in porta, cioè se fa una partitella 5 contro 5 se fa portieri volanti, perché non ce li hai. C'hai questi due ragazzi da primavera, Davones e Furlanetto che non possono fare i titolari, mi sembra abbastanza evidente sta cosa. Che io spero che siano dei buoni portieri per futuro, magari bisogna andare in prestito, che bello, però non hai dei portieri del ruolo.
anche lì d'accordissimo con quella che è stata l'operazione Carne Secchi, perché cara Atalanta, tu mi stai a fare uno strozzinaggio, mi stai a chiedere 18 milioni per un ragazzo che ha fatto un anno buono in Serie B e oltretutto probabilmente ritornerà a gennaio a giocare a pieno ritmo. Quindi 18 milioni, fai meno perché ha, fai meno perché ha, sì. Però ecco, se può chiudere Vicario, sto Maximiano pure, sembra che sia un ottimo portiere, non si può chiudere Maximiano. Alla fine dei fatti, sta Marzelluglio e abbiamo tre acquisti, di cui due non sono ancora arrivati a Ronzo Legatore. Marcos Antonio pure è un giocatore che sembra ovviamente molto importante, se andrà a coprire il ruolo che faceva Leiva in tutto questo, perché è un ruolo fondamentale che serve qualcuno lì. E nonostante questo, se non c'è Marcos Antonio, c'è sta Cataldi, quindi Marcos Antonio si deve fare una stagione intera senza, sperando che non si fa mai male, non si ammala mai sto ragazzo. Io con tutto il bene voglio a Cataldi, ma secondo me lì è completamente fuori ruolo, e poi è sempre detta mia, per me Cataldi non è sto gran fenomeno. Io volevo bene laziale, però non è sto gran giocatore. E a chiosa di tutto il discorso, se tu te ritrovi in questa situazione oggi, se tu te ritrovi con l'acqua alla gola perché non hai difensori e portieri, il problema è nella programmazione, che è sempre stato, a parte il non cacciare i soldi, ma è sempre stato il grande limite di questa società. Non c'è programmazione, non hai un piano deciso, perché se tu sai che un giocatore tra un anno scade e non rinnova, tu il portiere lo vai a cercare un anno prima, non perché lo devi prendere a scadenza pure te, però i contatti con Carne Secchi io li prendo quando lui già alla Cremonese. Mo dico Carne Secchi, magari un anno fa Carne Secchi non era così preso in considerazione, però sto a fare un esempio. Se tu a aprile vedi che Acerbi è in rotta con la tifoseria, anche lui è stanco, vuole cambiare, io inizio da subito a cercare un giocatore. Un rinnovo non lo propongo un anno prima della fine del contratto, lo propongo due anni prima della fine del contratto. La programmazione che è sempre mancata in questa società. Io ragazzi, arrivo alla fine, ho fatto 12 minuti e mezzo, madonna mia è tanto, sono senza occhiali quindi non ho visto quanto ho cianciato, spero di non avervi tediato, ditemi che ne pensate ovviamente, scrivete nei commenti, sapete che mi piace sentire anche la vostra opinione, nella speranza che nelle prossime ore si possa chiudere qualche giocatore che possa servire e possa andare da una mano alla squadra come rinforzo a Maurizio Sarri. E ricordatevi che non è importante dove voi siate, perché tanto alla fine siamo innamorati, pure che se fa il sangue acido, che facciamo, ci facciamo problemi, preoccupazioni, perché la cosa più importante, raga, è sempre solo Forza Lazio.